Fior privati in campo per controllare il rispetto delle norme anticontagio è la novità introdotta da Adrebus in vista del rientro in classe in tutta sicurezza. Con la riapertura delle scuole l'obiettivo è quello di evitare assembramenti alle fermate e sui mezzi di trasporto pubblico locale. Per questo l'azienda ha predisposto un bando di gara per raccogliere manifestazioni di interesse da parte delle agenzie di vigilanza. Ad illustrare le nuove modalità è il direttore generale Massimo Benedetti, che ieri ha partecipato al tavolo di coordinamento in prefettura. Abbiamo ricercato tra le categorie delle società che prestano dei servizi di vigilanza, steward, eccetera, e quindi questi nuovi soggetti andranno a incrementare le risorse disponibili per le verifiche alle fermate a terra, eccetera, in modo che eventualmente le nostre invece le metteremo a bordo per verificare l'attenzione all'utilizzo della mascherina, al personale, ai viaggiatori che sono a bordo e comunque anche al controllare che il viaggio si svolga nelle migliori condizioni, compresa quella naturalmente del controllo del biglietto, dell'abbonamento, eccetera. Quanti sono ad oggi questi operatori? Allora, gli operatori nuovi da lunedì prossimo saranno 10, in aggiunta ai 10 nostri che mediamente teniamo sempre in giro per verificare appunto la corretta regolarità del servizio. Il piano, spiega il direttore, non è definitivo. In base alle necessità interverremo dove sarà necessario, ha detto. Intanto sono stati confermati 22 mezzi di trasporto in più rispetto agli oltre 280 già garantiti per i servizi ordinari. Abbiamo ripreso con le stesse modalità operative con cui ci siamo fermati l'ultima volta. Era già un servizio che era stato abbastanza collaudato, non aveva presentato particolari criticità e anche oggi le notizie che abbiamo confermano che il sistema regge con questi numeri, regge benissimo.